mentre qua davanti è tutto un arcobaleno per Valentino Rossi. Alla faccia del bollito, alla faccia del bollito del pilota che non ha più nulla da dire. Fuga solitaria per Valentino Rossi, che ha 34 anni, dopo un cammino difficile passato per la Ducati, un cammino fatto di bocconi amari ingoiati quest'anno e poi di mosse tecniche razionali nei test, trova sempre più confidenza con la M1. Quest'oggi trova una pista di velluto e una giornata di seta sul suo cammino, sta viaggiando verso la 106esima vittoria. Si era fermato a 105 che sembravano già un monte spaziale, tutti in piedi sul divano. Ultima chicane, è tornato, Rossi c'è, torna a vincere davanti a Marquez, a Crutchlow, a Daniel Pedrosa e poi di nuovo tutti in piedi sul divano un'altra volta per Jorge Lorenzo, l'uomo operato con una placca e 8 viti nella spalla, quinto sul traguardo e il bottino di punti mondiali per lui continua a rimanere importante. Che giornata per la Yamaha, che giornata per noi, che giornata meravigliosa, fantastico. Arrivano poi Bradley in sesta posizione davanti a Bautista e Spargarò con la CRT davanti alla Yamaha di Bradley Smith, le due Ducati di Dovizioso e Hayden purtroppo a 34 secondi in decima e undicesima posizione.